Cari amici, benvenuti alla Meglio Comunicazione. In questa puntata noi abbiamo un obiettivo, quello di mettere sotto i riflettori, tra l'altro come tanti lo stanno facendo, un tema che in questi ultimi mesi, ma anche anni, è proprio sulla bocca di tutti. Ovvero parleremo di sicurezza, parleremo di corsi di autodifesa e cercheremo anche di capire attraverso la testimonianza delle persone che abbiamo sentito e poi soprattutto attraverso la testimonianza di una persona che abbiamo intervistato, non vi anticipo nulla, cercheremo appunto, dicevo, di capire come funzionano questi corsi, se vale la pena frequentarli e se portano dei benefici a livello fisico, ma soprattutto a livello mentale. Come ci si può difendere appunto dai pericoli attuali di questa società che in questo momento non trasmette alle persone quella sicurezza di cui appunto c'è bisogno? Amici, in questo momento il senso di insicurezza è altissimo. Non si spiegherebbe infatti un fenomeno particolare di questi ultimi tempi, cioè l'arrembaggio alle scuole che praticamente fanno dei corsi. Non si spiegano tanti iscritti, un boom di persone, soprattutto donne, che frequentano questi corsi nel tentativo, come dicevamo prima, appunto di autodifendersi, visto che in questo momento viviamo in una società, come tanti sostengono, che non è del tutto sicura. Infatti avremo dei sondaggi, tra poco li vedremo, ci sarà l'intervista finale, ci collegheremo anche con Michela, che è andata a intervistare un po' di persone, e poi tra poco sentiremo anche la nostra editorialista Laura Rossoni, che appunto cercherà di fare il punto della situazione. Ma vediamo appunto i sondaggi. Ci facciamo aiutare un po', amici, dalla grafica e cerchiamo di capire appunto com'è la situazione. Intanto si registra un boom di bombolette con una crescita costante, pensate, con 60-80.000 pezzi venduti, e il 70% degli uomini lo regalano a mogli e figlie. Poi dove si comprano? Il 50% in farmacia, il 30% in tabaccheria, c'è un 20% che si reca addirittura in ferramenta. Si vendono di più in inverno perché chiaramente fa buio prima. E poi ancora, il 62% non si sente sicuro, il 27% delle persone afferma il contrario, mentre l'11% non si esprime, non è in grado appunto di fornirci una risposta. E poi per il 62% si temono aggressioni in casa, mentre il 32% si preoccupa per le aggressioni fuori dalle mura domestiche. Questi sono appunto numeri importantissimi, un sondaggio che praticamente ci fa capire cosa ne pensa la gente tra le persone che abbiamo intervistato a livello nazionale. Andiamo avanti con il programma e, come detto, ci colleghiamo adesso con Laura Rossoni, la vedete già nello schermo. Ciao Laura. Ciao Gianluca. Bene, allora a questo punto, visto che tu ci farai da editorialista a fare la copertina del nostro programma, ti chiedo appunto cosa ne pensi di questo fenomeno. Ma io credo che sia una cosa tutto sommato positiva. È vero che nasce da un bisogno e da una paura, che è quella dell'insicurezza, del sentirsi comunque in una società che è sempre più violenta. Però credo che imparare le tecniche e soprattutto stare in un contesto sportivo e di relazione sia positivo. Rispetto alle donne bisogna scomprare il campo da un equivoco. A volte io sento delle donne che pensano di organizzare i corsi di autodifesa
per contrastare la violenza domestica o il maltrattamento. In realtà quello non c'entra più di tanto, perché le dinamiche della violenza domestica sono soprattutto, innanzitutto, psicologiche. Solo dopo un'escalation di un certo tipo, quando la donna poi viene isolata anche dal contesto familiare, relazionale, di amicizia e lavorativo, partono le vere e proprie minacce, l'isolamento e anche l'aggressione fisica. In quelle situazioni conoscere le tecniche di difesa serve fino a un certo punto, perché appunto la liberazione, diciamo, è più di carattere psicologico. In altri contesti io credo che invece acquisire sicurezza in sé, nelle proprie capacità, soprattutto stare in un ambiente positivo e valoriale come quello sportivo, frequentare altre persone, stare dentro le relazioni, sia una cosa fondamentale, perché la violenza si contrasta facendo rete, parlando con altre persone, mettendo in luce le situazioni anche di paura o di difficoltà nelle quali ci si trova. Certo, conoscere le tecniche serve, per esempio, quando ci sono delle aggressioni o magari anche, non so, si dice spesso che le stazioni non sono luoghi sicuri. In quel caso riuscire in qualche modo a reagire prontamente è utile. E quindi io credo che tutto sommato sia una cosa positiva, anche se purtroppo nasce da un bisogno non positivo, non bello, quale è quello appunto dell'insicurezza nella quale tutti ormai viviamo. Secondo me è utile in generale la disciplina sportiva, perché con la disciplina sportiva si impara appunto le regole, si impara il rispetto per l'altro, si impara la tolleranza, si impara a stare in mezzo ad altre persone rispettando le regole, e questo è forse quello che ci manca di più e che garantisce la convivenza civile. Ringraziamo la splendida Laura Rossoni in collegamento per il nostro programma. La ritroveremo sempre, appunto, di puntata in puntata, e cercheremo di sviluppare assieme a lei, appunto, tutti gli argomenti che, appunto, anche voi potete suggerirci. Vi invito a scrivere a orspeva@libero.it. Allora, si entra appunto nel campo dell'autodifesa o difesa personale, si trova la capacità di difendersi dai pericoli, appunto, e dalle minacce alla propria integrità, che può essere appunto fisica oppure psicologica. Essa può anche consistere nel saper gestire una determinata situazione o evitare appunto una disputa, allo scopo di cercare di arginare appunto pericoli che possono accadere sia in strada nonché appunto fra le mura domestiche. Anche la capacità di credere di più in se stessi, nonché le varie discipline, permettono alle persone di rispettare tutte quelle regole che fanno bene alla mente e al corpo. Questo è sicuramente un argomento che tratteremo nell'intervista finale del nostro programma. Abbiamo intervistato appunto una persona che è preparatissima. Tra l'altro, la difesa personale comprende tecnica, strategia, tattica, combinabili fra di loro per cercare, come detto poc'anzi, appunto, di evitare degli attacchi da parte delle persone. C'è un lavoro, oltre che fisico, anche mentale. In tema di autodifesa, molto importante è quello della prevenzione. Serve ad evitare inutili situazioni di rischio. Quindi, appunto, questa disciplina deve essere vista come una cultura di prevenzione. Lo studio ha anche lo scopo di aumentare, come detto poc'anzi, appunto, la fiducia in se stessi. È arrivato adesso il momento di sentire le persone, cosa ne pensano. Noi abbiamo fatto un giro assieme alla nostra Michela e cerchiamo di capire cosa ne pensano le persone. Chiaramente abbiamo dato libertà parola, senza censurare, senza tagliare nulla. Vediamo cosa è successo. La nostra Michela si è fatta un giro in alcuni paesi ponendo una semplice domanda: la gente cosa ne pensa di questi corsi, appunto, cosa ne pensa di questo momento particolare. Vai Michela. Ciao Luca, oggi, come detto poc'anzi, tratteremo l'argomento difesa personale, visto il momento un po' critico che coinvolgono tutte le donne. E vedremo un po' cosa ne pensa la gente.
Possiamo chiederle cosa ne pensa di difesa personale, visto i momenti che stanno attraversando le donne? No, è interessante. Secondo me le donne fanno bene a fare questi corsi. Spero che non li serviranno mai, però per difesa personale secondo me fanno bene a frequentarli. Io non li faccio, però secondo me sono interessanti come cose. Penso che sia attualmente una delle cose principali che una donna debba saper fare, deve sapere difendersi, perché attualmente gli uomini non sono in grado, cioè sono molto cattivi, sia parlo per esperienza personale. Ah, ok. Quindi, bisogna essere forti, insomma. Quindi, vedo soprattutto fisicamente, palestra. io sicuramente da me non si avvicinano. Vedo. Ho fatto anche difesa personale, sono campionessa di judo, non è... Infatti ti ho visto subito. E comunque penso che sì, la difesa fisica sia molto importante per evitare di incorrere in situazioni pericolose, diciamo così. Io mi auguro che non debba veramente diventare obbligatoria, perché sennò andremo verso il declino, perché non è corretto che una donna si debba difendere da un uomo, però se questo è il destino che ci aspetta... Sì, oggi sai benissimo che le scuole già introducono questa, sì, già da piccole. Sì, per tu fortuna. Cosa ne pensi? Sì, sono contenta, cioè sono d'accordo, perché almeno da piccoli si ha già un'idea della realtà, del mondo che ci si aspetta. È brutto, però almeno si cresce. Io penso che sia giusto parlare di femminicidi, ma bisognerebbe anche parlare della violenza, soprattutto psicologica, delle donne verso gli uomini. A volte c'è una violenza psicologica dove la donna dice: ti porto via il bambino, non te lo faccio vedere più. Queste sono violenze psicologiche molto pesanti. Penso che ultimamente sia forse fondamentale ormai, in quanto proprio ormai le donne vengono relegate in una condizione quasi di difetto rispetto agli uomini. Quindi tu cosa, se dovessi, o magari ce l'hai, dovessi avere una figlia, tu sin da... La bambina già inizia adesso, quindi figurati, io qualsiasi cosa è quella di quantomeno non essere offensiva nei confronti degli altri, però comunque in qualsiasi caso di sapersi difendere. Ritieni che meglio con meno con le parole ma più con i fatti? Sicuramente, no, perché diciamo che ultimamente ho visto che con le parole si ottiene sempre poco e con la buona gente ancora peggio. È una cosa giusta, giustissima, perché è uno schifo in giro a vedere tante volte certe cose che succede. Uno che uccide, l'altra che gli taglia via la testa, per modo di dire. A me non trovo una cosa giusta, guardi. Quindi lei pensa che questi corsi servano perlomeno alla difesa, o più a prendere una sicurezza, la persona prendere sicurezza e quindi sapersi anche affrontare la figura maschile, che molto, molto spesso è. È giusto, guardi, è giustissima, guardi. Non proprio, una cosa proprio che ci vorrei anche prima questa. Anche andare in giro alla sera qua, una donna è paura, sì. In giro di quei gruppi che fanno un po' paura, insomma, fa paura, no, però sa com'è, no? Specialmente anche verso, non so, verso le 10:30, 11 non c'è più nessuno in giro qua, tre, che le donne, anche gli uomini, non solo le donne. Ecco che cosa pensa la gente sull'argomento difesa personale delle donne. Ciao Luca, alla prossima. Bene amici, dopo aver dato qualche numero, dopo aver sentito la nostra Laura Rossoni con la copertina del programma, abbiamo dato voce anche alla gente. A tal proposito, apro una parentesi, se volete suggerirci qualche argomento per le nostre future puntate, vi invito appunto a scrivere a orspeva@chiocciolalibero.it. È arrivato il momento dell'intervistona finale, chiamiamola così. Chiuderemo il programma con questa bella intervista con la nostra super ospite. Ci saranno tanti personaggi che vedrete, appunto c'è un bel servizio che abbiamo realizzato qualche settimana fa, tutto da seguire, tutto da gustare, perché cercheremo di capire questi corsi come si svolgono, questi corsi che utilità possono avere a livello fisico e a livello mentale, e ci sono dei preziosi consigli.
Locali della scuola media qui a Osio Sotto. Stiamo trattando un tema molto importante nella nostra puntata della Meglio Comunicazione. È un periodo particolare dove l'opinione pubblica non si sente al sicuro. E allora che cosa succede? Tutti cercano di inventarsi, fra virgolette, un sistema di autodifesa. Però esistono anche i corsi con persone e personaggi che sono assolutamente qualificati. E allora ci si chiede, ma come possiamo fare? Che tipo di discipline dobbiamo andare a intraprendere? A chi rivolgerci? Noi siamo ospiti questa sera qui in questa struttura di Osio. Abbiamo una persona, la ringraziamo per aver accettato il nostro invito a venire qui con le nostre telecamere, perché vogliamo appunto approfondire quello che è il tema. Il tema dell'autodifesa, il karate o karate, l'avete scritto in tanti e tra poco scopriremo anche questo piccolo particolare. Presento Denise Ferretti. Grazie Denise. Grazie a voi. Allora, subito al volo, perché ce l'hanno scritto veramente in tanti, karate o karate? Si può dire in due modi, prima si diceva karate, adesso si dice karate. Quindi diciamo che la primissima gaffa gliel'ho risparmiata. Il significato è sempre uguale, perché karate significa mano vuota. Mano? Mano vuota. Mano vuota. Ok, poi cercheremo cara, un po' di capire. Vuoto, te mano, sì. Bene, senti, oggi, visto che, come detto nell'introduzione, come abbiamo visto anche nel servizio del nostro programma, stiamo parlando di un tema sociale importantissimo. Parliamoci chiaro, tanti hanno paura, che siano donne, ma anche uomini, che ne so, a farsi anche una passeggiata di sera, nelle ore notturne soprattutto, e ci si chiede come possiamo fare. E il sistema al volo è quella roba lì, nel senso cerchiamo di imparare qualcosa per, tra virgolette, un po' autodifenderci. Voglio chiederti quale ruolo, secondo te, riveste oggi appunto il karate nel contesto sociale? Il karate al giorno d'oggi è diventato uno sport ludico, ma soprattutto è una difesa completa, quindi è questo, karate ludico, sport e difesa. Senti, ma quali sono le caratteristiche necessarie appunto per praticare questa disciplina? Non intendo a livello mentale, ma a livello fisico, ci deve essere qualcosa nessuno, in particolare? Non ci deve essere nessuno, niente, può praticarlo chiunque, anche un disabile può praticarlo. E questo va è molto importante. Tutti. Quindi noi già lanciamo anche questo il messaggio. Il karate è alla portata di tutti, esatto. Dal tuo punto di vista, la pratica appunto del karate può fare la differenza nella crescita psicofisica, ad esempio dei bambini, ma anche, mi viene da dire, nelle persone in generale? Sì, molto. Molto nei bambini, perché imparano comunque le capacità coordinative, condizionali e cognitive. E imparano l'autocontrollo e imparano comunque ad avere delle regole, una base di regole. E così anche l'adulto. L'ideale è cominciare proprio da bambini, o quando uno arriva ad una certa età può anche pensare non fa per me, è difficile e non riesco, non riuscirò mai a inserirmi in un gruppo, in un contesto per imparare, che so, anche quelle due o tre regole base. Non
c'è regola neanche di questo. Sicuramente il bambino sarà un po' più agile, l'adulto meno agile, ma imparano comunque tutti a qualsiasi età. Abbiamo parlato un po' in generale, ma adesso nello specifico una domanda per te. Senti, voglio chiederti cosa nel karate ti ha spinta appunto a non lasciare più questa pratica, nel senso che sei entrata in questo mondo, poi credo che da diversi anni pratichi questa disciplina, e poi ti voglio chiedere appunto da quanti anni lo fai e se, come per te ma anche per gli altri, ci possono essere dei ripensamenti. Magari qualcuno arriva a un punto in cui dice vabbè, io non ce la faccio proprio, ragazzi, cioè... Nel tuo caso com'è stato? Allora, nel mio caso partiamo dall'inizio, mi dici, ho iniziato a praticare karate perché appunto da ragazzina ero soggetta, oltre che a bullismo, anche a pedinazione di uomini adulti, quindi la paura era tale, avevo paura di andare in giro, in più ero molto timida e estroversa e quindi non riuscivo a rapportarmi con gli altri, neanche a dialogare con una persona normale. Il karate mi ha cambiato la vita. Ecco perché... È un argomento importante quello che tratti, mi parli appunto di bullismo, anche questo è un fenomeno che purtroppo è di giorno in giorno, di mese in mese, in continuo aumento, quindi potrebbe anche essere un aiuto da questo punto di vista. Un aiuto anche per il bullismo perché ti dà sicurezza, non necessariamente gli insegniamo a picchiare, ma a difendersi, quindi a prevenire il tutto, insomma, anche solo per la parte parlata. A proposito, ecco, di picchiare, poi c'è una domanda nello specifico, vorrei un po' capirci qualcosa in merito. Però voglio chiederti prima, secondo te, qual è il rapporto che si dovrebbe instaurare tra l'allievo ed il maestro? Oppure te la giro così, che tipo di rapporto ci deve essere? Rispetto e fiducia. Questa è l'unica cosa, l'unica regola di rispetto e fiducia entrambi. Così si può lavorare tranquillamente, in armonia. Lavorando in armonia, quindi, per questa disciplina è importante avere un buon rapporto, diciamo, tra mente, corpo e spirito. Sì, sì, perché uno, parlando comunque in chiarezza, riesce a sfogare anche le sue paure, i suoi pensieri qui dentro, dando sfogo e poi rilassandosi, dando poi attività ludica. Ma ti è mai capitato di usare? Mi è capitato, purtroppo che mi fai è capitato meno. Perché più che meno mi difendo, perché non ho mai attaccato. Quindi tu memeni ti difendi, ma non memeni. Mi difendo. Mm. Sì. L'attacco è, diciamo, così. Ecco, ma dovesse capitare un'esperienza del genere, arrivano al volo i problemi con la legge, nel senso che questa disciplina, fin dove uno si può spingere? Dove arrivo io? Ci spingiamo in base all'attacco, c'è la difesa, è sempre quello, devi rapportare l'attacco in base all'attacco e la difesa, devi rapportare queste due cose qui, non devi mai andare oltre comunque, perché adesso... metodo globale di autodifesa, allora, è basato su tecniche difensive utilizzabili da chiunque indipendentemente dal genere e dalla forza fisica del praticante. Esatto. Quindi è un programma di autodifesa su quali principi appunto tecnici si basa? Allora, sulla prevenzione soprattutto si basa su 5 tecniche, su
sì, su 5 leve e sono praticate da un mix di judo, karate, lotta, aikido, jiu-jitsu. Ah, però. Sì. Quindi sono uniti questi sport e hanno formato queste leve raggiungibili dai 16 anni in su, casalinghi, anziani, chiunque non abbia mai praticato un sport. Quindi è un metodo che nasce anche per il solo combattimento? No. Oppure le tecniche adottate possono essere usate appunto come difesa senza avere problemi con la legge? L'MGA non è un combattimento. Non è un combattimento. L'MGA è soltanto una difesa, una prevenzione sulla difesa che andiamo a fare. Quindi in base all'attacco abbiamo una difesa, preveniamo. Tutte leve tecniche in prevenzione agli attacchi che potrebbero farci. Quindi un po' come succedeva per il karate, questa è comunque una pratica, una disciplina a dir si voglia che può aumentare a livello mentale la convinzione di avere una potenzialità fisica maggiore, diciamo, per potersi difendere, questo sì. No, potenzialità mentale sì, il fatto di arrivare a farlo anche tu che sei minuta e non indifferentemente dall'aggressore che magari pesa 100 kg. Fisicamente sì, facciamo ginnastica, ma non è che ti devo portare ad essere un palestrato, perché appunto deve essere alla portata anche di un anziano che non ha mai fatto sport, o una sedicenne che, o una casalinga che non fa nulla, o fa si lavora molto casa, sulla quindi... mente, sulla convinzione appunto, esatto, di avere... Esatto, la convinzione che comunque puoi farcela. Continuando la nostra chiacchierata, allora questo è un metodo di autodifesa, in questo momento è un argomento di grande attualità, c'è l'insicurezza da parte dell'opinione pubblica. Chi è che richiede il vostro intervento, visto che la gente ha voglia di, te lo dico come me l'hanno scritto, di imparare questo tipo di disciplina per potersi difendere? Chi è che si rivolge a voi? Allora, prima di tutto il cittadino. Il cittadino lo richiede a noi e noi richiediamo, o se no è anche il comune stesso dei vari paesi che richiede la nostra approvazione di fare almeno una promozione per il cittadino e valutare in quanti si aggregano per questa disciplina. Quindi abbiamo parlato in generale di queste discipline, abbiamo spaziato un attimino su quello che può essere l'argomento di attualità, adesso al volo così. Tu fai dei corsi, hai dei ragazzi, il più vecchio, il più giovane, che età, come siamo messi? Allora, il più piccolo del karate c'ho 4 anni, una bimba di 4 anni, e il più vecchio ne ha 66. Ah, però, diciamo che ce la posso fare anch'io, quanti siete? E allora, in toto, tra MGA e karate, una 60. Quindi un bel gruppo di persone. Un bel gruppo, sì. L'intervista per la meglio comunicazione finisce qui, io ti ringrazio, però prima è la domanda che faccio a tutti, il tuo slogan personale qual è? Prevenire meglio che curare. Accipicchia. Grazie Denise per essere intervenuta. Grazie al nostro programma. Al volo, hai qualcosa da dire alle persone che ci stanno seguendo? Noi siamo qui, vi aspettiamo il martedì e il venerdì a Osio Sotto e il lunedì e il giovedì a Trezzano Rosa. Quindi mi raccomando telespettatori, prendete nota, c'è Denise e quindi, allora, detto che ci si difende, non si mena, però cercate di capirne di più frequentando, se possibile, questi corsi, anche così una sola giornata per capire come si svolge il tutto e poi magari, se qualcuno ha voglia, può continuare. Noi restituiamo la linea allo studio e per quanto riguarda l'esterna ci vediamo la prossima puntata. Grazie. Se vi è piaciuto ci vediamo qua, imparerete il primo e il secondo livello, il terzo sarà soprattutto per quelli dell'arma e grazie a tutti, ciao. Amici, un ringraziamento particolare a Denise Ferretti, a tutta la sua band, tutto il suo gruppo, diciamo così, splendide persone che ci hanno accolto veramente bene. Ma soprattutto un grazie a voi per aver seguito la nostra puntata della Meglio Comunicazione. Vi rimando alla prossima trasmissione. Vi invito anche a seguirci nel nostro canale YouTube che si chiama Orspeva TV per rivedere tutte le volte che vorrete appunto la nostra puntata. Scriveteci orspeva@libero.it. Noi vi rimandiamo al prossimo programma e nel frattempo un grazie, un arrivederci e una buona vita.